Restate comodi. Parlavamo degli orrori dell'Argentina di Videla, ma anche dei ragazzi coraggiosi del rugby. Affrancarsi da un tiranno è sempre storia di sangue e coraggio, e nonostante questo a volte purtroppo è una storia e nella quale il lieto fine si fa attendere troppo. È successo anche nelle cosiddette primavere arabe, per lo più fallite, e con le note conseguenze che ancora dobbiamo pagare. Ma la prima rivolta, quella che scatenò tutte le altre, invece, ha meritato un premio davvero prestigioso. The Nobel Peace Prize for 2015 is to be awarded to the Tunisian National Dialogue Quartet. Il comitato norvegese per il Nobel ha deciso di assegnare il Nobel per la pace 2015 al quartetto per il dialogo nazionale tunisino per il suo decisivo contributo alla costruzione di una democrazia pluralista in Tunisia in seguito alla rivoluzione dei gelsomini del 2011. L'annuncio è stato dato da Kaci Coleman-Five, capo del comitato. Il gruppo di quattro organizzazioni della società civile tunisina, composto da Unione Generale dei Lavoratori Tunisini, Unione Tunisina dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, l'Agenda dei Diritti Umani di Lega Tunisina, l'Unione degli Avvocati, nacque nel 2013 quando il processo di democratizzazione era in pericolo. Di fatto, il Nobel va alla democrazia tunisina che si batte contro l'integralismo di matrice islamica. Il quartetto, si legge nel comunicato del comitato, stabilì un processo politico alternativo, pacifico, in un momento in cui il paese era sull'orlo della guerra civile. Il quartetto contribuì a consentire alla Tunisia, nel giro di qualche anno, di stabilire un sistema costituzionale di governo, garantendo diritti fondamentali per l'intera popolazione, a prescindere dal genere, dalle convinzioni politiche e dal credo religioso. Come dire che alcune rivoluzioni partite dal popolo davvero funzionano, e così anche alcuni quartetti, se mi si passa la battuta. Io intanto saluto e ringrazio, perché per noi è un grande onore, l'avvocato Abdelaziz Essid, consigliere componente dell'Unione Nazionale degli Ordini Forensi della Tunisia, componente di questo quartetto prestigioso. Avvocato, buon pomeriggio, grazie per essere con noi. Buon pomeriggio, buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Ringrazio anche il collega italiano, l'avvocato Andrea Mascherin, presidente del Consiglio Nazionale Forense. Presidente Mascherin, buon pomeriggio anche a lei. Grazie, buon pomeriggio a voi. Le chiedo subito brevemente di spiegarci la ragione per la quale avete invitato l'avvocato, e ormai devo dire premio Nobel, Essid, qui da noi a Roma. Noi siamo sempre stati vicini all'avvocatura tunisina in questo percorso di libertà fin dalla primavera, e abbiamo continuato ad affiancarvi anche nei momenti più difficili. Anche il lavoro del quartetto l'abbiamo affiancato quando era poco conosciuto, non era ancora all'onore delle cronache, quindi non potevamo che partecipare a questo straordinario evento come avvocatura innanzitutto, ma anche perché questo è davvero un grande esempio. La società civile può supplire alle carenze della politica, sì, sì. E non solo in Tunisia, anche da altre parti. È davvero così, avvocato Mascherin. L'avvocato Essid lo conferma con la sua esperienza e con quella dei colleghi che hanno vinto il premio Nobel insieme a lui. Avvocato Essid, per una serie di circostanze io ho avuto l'occasione e la fortuna in un certo senso di parlare con la mamma di Mohamed Bouazizi a Sidi Bouzid, la città dalla quale è partita la vostra rivoluzione gelsomini, questo giovane ambulante che si diede fuoco con un gesto di disperata frustrazione proprio perché era sopraffatto dall'aggressività delle forze dell'ordine in quel caso, ma in generale della dittatura e dei suoi emissari. Da lì poi avvenne tutto. Brevemente poi la parentesi di Ennahda, che ha vinto poi le successive elezioni, un partito dalla chiara tinta islamica, e adesso poi una storia che invece porta verso una repubblica democratica laica alla quale voi avete contribuito. La domanda che le faccio è questa: è stato difficile arrivare fino a qui? Quanto è difficile, avvocato Essid, continuare, visto che la Tunisia è come un cerotto, speriamo tutti non troppo piccolo, su quella ferita aperta e purulenta che si chiama Libia? Ma all'inizio devo fare il complimento, perché hai fatto il quadro veramente giusto di tutta la nostra storia recente.
Ma devo prima allora ringraziare i miei colleghi italiani, soprattutto il presidente Mascherini, che rappresenta tutto, per il loro, la loro solidarietà. Sono veramente stati vicini a noi, anche nei momenti diciamo più tragici, anche quando c'è stato il colpo del Bardot e quando c'è stato il colpo di Sousse, che erano veramente catastrofici per noi sul piano economico e sul piano dell'immagine del paese. Però devo dire una cosa, c'è stato Bouazizi, è vero, come ha detto lei, però ci sono stati, c'è stata anche la società civile, ci sono stati gli avvocati che sono scesi nelle strade con le loro toghe ufficiali a proteggere i manifestanti. Ci sono stati tanti altri parti della società civile che hanno lavorato per la pace, per la libertà e per la democrazia. Fino anche l'esercito, avvocato, vero? Si è rifiutato di sparare sui manifestanti. Sì, onestamente, una parte importantissima dell'esercito ha fatto bene, ha protetto la gente e quindi ha collaborato, insomma, ha partecipato al risultato. Adesso c'è il Nobel per la pace, lo so benissimo. Che comparata alle altre rivoluzioni della primavera araba si distingue quella tunisina perché è stata pacifica e perché è stata concordata, ma noi abbiamo a un certo punto fatto una scelta. Ha avuto i suoi morti, avvocato, però anche la vostra ha avuto i suoi morti, sì, non li dimentichiamo. Va bene, ma pochi rispetto a un prezzo da pagare, certo, l'abbiamo pagato, è vero, abbiamo perso qualcuno, ma l'abbiamo pagato questo prezzo ben volentieri, perché importa di più l'avvenire del paese e il futuro del paese. Sì. Quindi, quando c'era da fare una scelta, noi abbiamo scelto il dialogo. E abbiamo fatto questa iniziativa a quattro organizzazioni nazionali che hanno convocato tutti e obbligato tutti a sedersi attorno ad un tavolo e a discutere per sempre trovare una soluzione. Qualunque sia la crisi, qualunque sia il problema, dobbiamo sempre uscire con una soluzione. E ci siamo riusciti. E questa è la particolarità. Il quartetto, il dialogo, non è un'istituzione e non pretende essere un'istituzione, ma è una invenzione. È un esempio. Che è riuscita. Adesso può essere un esempio per gli altri, sì, perché giustamente è riuscita. Ed è importante anche che abbiate ricevuto questo Nobel, perché alcune notizie rischiano poi di scivolare troppo presto dalle prime pagine. Invece il destino di un popolo che poi riguarda anche altri, come constatiamo anche con le recenti storie di immigrazione di massa che riempiono invece i nostri giornali, è importante. La salute di uno poi alla fine ha riflessi vitali anche sulla salute dei suoi vicini. Le voglio fare una domanda. Lei prima citava la strage al Museo del Bardo, costata la vita anche a nostri concittadini. Il pericolo più forte, oltre al mantenimento della democrazia alla quale voi state lavorando, è anche quello di prevenire ulteriori infiltrazioni. Vi sentite in grado di resistere a questa forte ondata integralista che preme alle vostre frontiere? Chi vi può aiutare e come? Allora ti dico una cosa, prima di tutto a me farebbe piacere che la gente parlasse del mio paese abbinandolo al premio Nobel e non al terrorismo. È vero, abbiamo avuto qualche fatto di terrorismo nel nostro paese, però vi assicuro, lo stiamo vincendo, perché oramai abbiamo deciso tutti di combatterlo, sì, e nella maniera la più efficace. In questa guerra al terrorismo tanti ci hanno aiutati, anche gli italiani, anche gli europei, però chiediamo anche di più per sbarrare definitivamente la strada a quei terroristi che non vogliono la libertà e non vogliono la democrazia, e vi assicuro noi e il paese vincerà questa guerra. La nostra volontà è infinita in questo senso, quindi i terroristi non hanno un futuro nel nostro paese. Però vi dico una cosa, a tutti gli europei e a tutte le democrazie del mondo, c'è un problema economico grave e gravissimo. Quindi per un piccolo paese come la Tunisia, che deve combattere la povertà, che deve combattere il terrorismo e ancora altri problemi, deve avere l'aiuto, la solidarietà dei paesi grandi, quelli dell'Europa e dell'America. Per forza dobbiamo avere questa solidarietà e questo aiuto per vincere. È molto, molto, molto importante. Certo. Perché noi facciamo... Si deve fare sistema. Diciamo,
Brava, ecco. Ci deve quindi fare noi facciamo questa guerra al terrorismo, ma lo facciamo per noi e anche per l'Occidente, certo, scusami, perché naturale. È un fenomeno mondiale, certo. Insomma. È molto chiaro, è molto condivisibile, avvocato Abdelaziz e Sid. Complimenti ancora a lei e ai suoi colleghi. La strada che vi ha portato al Nobel non termina con un premio, ma ahimè, o per fortuna in un certo senso, perché è vero che c'è la fatica, ma ci sono anche i risultati e c'è anche il successo, e soprattutto c'è, come dire, il futuro di un paese importante come la Tunisia e anche un po' quello degli altri paesi che si affacciano sul Mediterraneo, tra i quali naturalmente il nostro. Io ricordo che il Consiglio Nazionale Forense ha invitato il quartetto del dialogo tunisino vincitore del premio Nobel in Italia per un incontro istituzionale che si terrà nella sede del Consiglio Forense proprio domani, per testimoniare la vicinanza dei colleghi avvocati nostri, quindi italiani, a quelli tunisini. Io saluto e ringrazio anche per questo. Prego. Adesso l'alto patronato del Presidente della Repubblica, ci è arrivato ora il telegramma. Benissimo, allora abbiamo la testimonianza del valore dell'evento. In diretta anche il patrocinio del Presidente della Repubblica. Molto bene, avvocato Andrea Mascherin, Presidente del Consiglio Nazionale Forense, avvocato Abdelaziz Essid, consigliere componente dell'Unione Nazionale degli Ordini Forensi della Tunisia. Grazie davvero, buon pomeriggio e buon lavoro. Grazie a lei, grazie a voi. Ciao, grazie a lei.